della professione, doveva pure arrivare, magari non oggi, fosse arrivato domenica scorsa. Diciamo che ai punti oggi l'avreste meritato, anche se non avevamo le occasioni di questo per fare il colpaccio, però il tempo penso che vi abbia condizionato molto. Noi abbiamo cominciato bene la partita con l'occasione proprio di Galizia, il cross di Esposito e poi diciamo anche in altre situazioni, ma nel finale del primo tempo abbiamo concesso qualcosa e quindi nell'intervallo ce lo siamo detto che dovevamo attaccare con criterio, però, perché di fronte avevamo una squadra che domenica scorsa aveva fatto lo stesso tipo di partita, chiusa a riccio, concedendo niente al Sorrento e vincendo la partita in contropiede, e questo non ce lo potevamo permettere. Quindi siamo stati equilibrati, anche se qualcosa effettivamente, anche a causa delle condizioni meteorologiche, con questo vento fortissimo che è aumentato nel secondo tempo, ricordo una palla che Prevete ha letto male la traiettoria, ma perché c'è stata proprio una traiettoria anomala dovuta al vento e loro hanno avuto l'occasione, poi siamo stati bravi a rientrare, a recuperare, però al di là di qualche piccolo episodio che pure ci poteva mettere in apprensione, diciamo che nel secondo tempo siamo cresciuti sempre di più, poi con l'entrata di Vicino che io dico ci accende la luce spesso e volentieri, abbiamo trovato anche qualche tiro da fuori che poteva andare anche a buon fine. E oltre a cercare centralmente con degli uno contro uno, degli scambi e qualche volta anche con qualche cross dall'esterno che per la verità qualche volta è stato impreciso, però altre volte ha creato anche qualche imbarazzo alla difesa, però alla squadra veramente non gli si può rimproverare niente se non quel concitato finale di confusione dove io adesso non so bene come siano andati i fatti perché non ero presente in quel fazzoletto di terreno di gioco, ma senz'altro ci ha penalizzato perché l'arbitro, a furia di estrarre cartellini gialli e col giocatore loro a terra, non ci ha permesso di battere una punizione laterale all'ultimo istante che poteva andare fuori, ma poteva anche essere molto pericolosa perché noi avremmo portato senz'altro qualche giocatore in più, era finita. E quindi questo finale ci ha un po' infastidito, devo dire, ma per quanto riguarda la prestazione complessiva della squadra, io ho fatto i complimenti perché non abbiamo perso gli equilibri, erano molto veloci davanti e non gli abbiamo concesso più di tanto situazioni di pericolosità. Abbiamo cercato di fare il massimo, ma se non altro non abbiamo perso e in altre occasioni ci saremmo disuniti per cercare a tutti i costi la vittoria e avremmo concesso un po' troppo e magari poi rimanevamo lì a piangere sul latte versato, mentre oggi abbiamo dimostrato che abbiamo un'identità che oramai è ben salda e quando non si può vincere, come in qualche occasione ci siamo detti, almeno non la perdiamo. Ecco, questo è il passetto avanti che abbiamo fatto, diciamo, da un punto di vista proprio psicologico, che almeno quando non si riesce a vincere non la perdiamo. Mister, lei ha detto una squadra che sta acquisendo la sua identità, è vero. C'era un problema forse a metà campo e credo che i due Suarini e De Rosa davanti alla difesa hanno un po' risolto. Sembra insomma tandem giusto per giocare in quella posizione, ma in questo momento. Ma sai, in questo momento, è sempre in questo momento perché una partita tira l'altra, ci sono tante cose che succedono anche da un punto di vista degli infortuni, delle squalifiche, dello stato di forma dell'uno o dell'altro, della situazione tattica che vogliamo proporre anche in relazione agli avversari che incontriamo, per cui oggi si sono fatti trovare pronti, direi,
Villanova e Varsi, che sono due ragazzi che magari c'erano poco spazio negli ultimi tempi, hanno giocato dall'inizio. Lo stesso Balzano, che era qualche partita che non giocava, ha giocato. E a centrocampo in questo momento De Rosa e Suarino ritengo che stiano facendo bene, anche se De Rosa è come se fosse un diesel, inizialmente ci fa veramente arrabbiare per qualche tocco in più, però ci dà anche tatticamente un po' di centimetri che purtroppo, per come siamo messi, non guastano in quanto siamo una squadra un po' piccoletta. E quindi in questo momento stanno facendo bene complessivamente, però anche gli altri che stanno fuori penso che da un momento all'altro avranno di nuovo i loro spazi, perché siamo questi. Vedete, non è una formazione scontata la domenica, ecco, quindi ci possono essere delle alternanze e mi fa piacere che poi quelli che vengono chiamati, come De Rosa ad Arzano quando è stato chiamato, ha fatto bene. Adesso Varsi, Villanova, Balzano stesso, che era rimasto fermo qualche giornata, diciamo che non era della partita dall'inizio, un po' tutti hanno fatto la loro prestazione e quindi sono contento di questo. Vi sentite del Girona? Sì, avevano problema fisico, per cui abbiamo preferito con lo staff medico non rischiarli. Quindi invece di vicino era una situazione diversa, perché non era una questione muscolare ma era il trauma che aveva subito domenica scorsa uscendo in barella, e per fortuna lo staff medico ci ha lavorato bene ed era a disposizione, ma è anche vero che non si era allenato tutta la settimana, quindi se ci fosse stata necessità l'avremmo inserito alla fine, come è successo, e altrimenti non poteva cominciare la partita dall'inizio. In questo ruolo, mister, poi c'è Suarino pure, l'ho portato Suarino. Suarino che si è calmato. Prende in questo ruolo di Sassuolino. In questo ruolo. Beh, io sto facendo. Penso che veramente. Passato abbia mai giocato. Sì. Aveva già giocato all'occorrenza in qualche circostanza e negli allenamenti da sempre l'avevamo comunque provato in difesa, perché se ci fosse stato bisogno sapeva che anche durante la partita avrebbe potuto ricoprire quel ruolo. Lo sta facendo con grande professionalità, con grande entusiasmo, e bisogna veramente fargli i complimenti. Bravo, veramente, poi ci dà anche qualità, insomma. Siamo contenti, adesso abbiamo il trascinatore qua. Io, qualche tempo fa, il mister ha detto che era uno dei pochi che